Campionato Asset Over 40, tredicesima e ultima giornata, si decidono le posizioni finali al Benga e Commercialisti Milano, già entrambe sicure dei playoff. Prima percussione Commercialisti con il destro, tentato da Oliveira. Ancora tiro da lontano, Cappello la vede sbucare all'ultimo. Si fa vedere in avanti anche al Benga, impegnato anche il portiere di Commercialisti. Guerrisi si gira con una magia in area di rigore, con la punta non riesce a beffare del 27. Pallone rischiosissimo all'indietro con Guerrisi che legge l'occasione, gira di prima con il destro, trova i guantoni di del 27 a dirgli di no. Tanto spazio per la ripartenza Commercialisti, Cappello deve uscire ma non può nulla. Contropiede micidiale della squadra in maglia rossa con due tocchi, salta la linea di pressione. Punizione con Guerrisi che finta il tiro, allarga per Giuliani che apre il piattone, beffata la difesa di Commercialisti, funziona lo schema di Albenga che libera il numero 10. Giuliani con le mani al limite dell'area di rigore, protezione di Redelli, dentro per Guerrisi, spalla la porta a Woffre a Pedotti, c'è stata anche una deviazione che fa sbattere la palla sul palo. Inserimento sbagliato a scalare la difesa di Albenga, si era aperta un'autostrada al limite dell'area di rigore. Giuliani crossa morbido, secondo palo si è staccato Pedotti che si coordina alla perfezione col Mancino, beffa del 27, sorpassa Albenga al 12esimo 2-1. Tiro da fuori, palla che si stampa sul palo, Laurendi ha messo il mirino. Lorenz per Guerrisi che può andare in velocità, del 27 in uscita, lascia lì il pallone, Guerrisi morbido, beffata la difesa di Commercialisti, segna di forza e di eleganza Antonio Guerrisi, fa 21 in campionato, il gol del 3-1 che forse mette al sicuro Albenga. Oliveira vince il duello in area di rigore, calcia con Mancino, deviazione sul nascere che fa sbattere la palla sul palo. Finisce qui dopo un primo tempo sottotono, Albenga sistema le cose e ribalta Commercialisti. Con il risultato di 3-1 chiude il girone over 40 da imbattuta. Con Davide Giuliani, Davide, è finito questo girone over 40, l'avete concluso nel migliore dei modi, da imbattuti con una vittoria in rimonta dopo un primo tempo un po' sofferto. Sì, sì, è stata una partita abbastanza difficile, alla fine ci abbiamo fatta, di squadra abbiamo vinto. E cosa secondo te ancora questa squadra può migliorare? Adesso arrivano i playoff, la parte ancora più dura, c'è da fare uno step in più per provare ad andare a vincere? Sì, dobbiamo essere un po' più compatti e poi alla fine le qualità ci sono, quindi penso che potremmo andare avanti. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie anche a voi.